È da 24 ore che non si hanno più sue notizie. Dajana Andrejciv, madrilena, ma da anni residente a San Genesio, ospite dall'estate scorsa della casa famiglia per minori Cante di Montevecchio. Buongiorno, sono Balestra di Fano TV, salve. Senta, posso parlare con qualcuno che mi sa dare qualche indicazione della ragazza che è scomparsa? Ah, no, in questo momento non c'è nessuno, ma poi non so, noi se, cioè, nel senso, questa pubblicità così dobbiamo fare. Noi non, perché a parte la ragazza non è scomparsa, nel senso che non so che tipo di informazioni avete, però noi non rilasciamo nulla in merito, perché si tratta di minori. È uscita l'altra mattina, come sempre, per andare a scuola. Frequenta una scuola media a poca distanza dall'istituto, con il suo zainetto in spalla, ma in classe non è mai arrivata. La madre, Sandra Carina Romero, non avendo sue notizie, ha fatto subito circolare le foto della ragazza nel tentativo di farla riconoscere a chiunque la incontri ed ha avvisato la polizia, che ha prontamente avviato le procedure che si impongono in casi come questo. Siamo in continuo contatto con la comunità, con le forze dell'ordine e con la tutrice, ma purtroppo al momento ancora nulla. Sono state immediatamente allertate le forze dell'ordine ed è immediatamente partito il protocollo che si attua quando c'è la sparizione di un minore, quindi su tutto il territorio nazionale viene diramato a tutte le forze dell'ordine questo avviso e questa segnalazione con i dati della minorenne. Allora, che le risulti, è successo ancora in passato che la ragazza facesse di queste azioni così di allontanamento? Ma sì, guardi, allora, in realtà ci sono stati due episodi. Un primo episodio, forse un paio di mesi fa, adesso non ricordo esattamente, uno o due mesi fa, ma è tornata in comunità spontaneamente, sostanzialmente all'ora di pranzo. Poi c'è stato un altro episodio, sicuramente più preoccupante, la settimana scorsa, al massimo 10 giorni fa, quando Dajana pure non è andata a scuola e è tornata spontaneamente in comunità a notte inoltrata. Chi aiuta e asseconda questa sua azione va incontro a problemi? Va incontro a problemi molto gravi, anche penali, perché chiaramente il minorenne, qualora si vedesse un minorenne da solo o anche in cerca di aiuto, va sicuramente aiutato. Ma l'aiuto che va dato al minore consiste nel portarlo, insomma, nel far fuoriuscire questa segnalazione, portarlo, avvisare i carabinieri, avvisare la polizia anche in forma anonima, avvisare un pronto soccorso, avvisare chiunque, ma sicuramente non dando un supporto, nel senso non trattenendo il minore, non dando copertura, non ospitando il minore senza avvisare nessuno.